Il programma è presentato da Pensava tu una balada. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a Buongiorno amiche e amici di Mr. Student. Siamo in compagnia di due professori della Facoltà di Scienze Politiche, Alfonso Conte e Giuseppe Foscari, che parteciperanno entrambi al nostro programma dal titolo Proposta in docente. A voi buon ascolto. Nome? Alfonso. Cognome? Conte. Foscari. Età? 48. 56 anni. Città natale? Salerno. Cava dei Tirreni. Professione? Docente universitario. Docente universitario. Materia di insegnamento? La storia della globalizzazione del mezzogiorno. Storia dell'Europa e l'espansione europea in età moderna. Qual è secondo lei lo stato qualitativo attuale delle università italiane? Medio, migliore di quanto normalmente si dica. Medio-alto. Secondo lei l'UNISA può rappresentare una delle eccellenze italiane? Soprattutto in riferimento al campus, una realtà straordinaria nel mezzogiorno ma di altissimo livello anche in Italia. Sì, a patto che cambi una serie di parametri. Cosa dovrebbe migliorare invece all'UNISA? O per quanto riguarda il collegamento col mondo del lavoro, l'accompagnamento dei laureati al mondo del lavoro? Sicuramente l'internazionalizzazione, sicuramente l'investimento per la ricerca e sicuramente l'accesso per i giovani alla professione. Dove le sarebbe piaciuto insegnare al di fuori dell'UNISA? Salerno. A Boston. Qual è il collega che stima di più? Tanti, faccio fatica a trovare un nome, moltissimi. Ma stimo molto il professor Conte, stimo molto il professor Maddaloni, stimavo molto, ma perché non c'è più, il professor Bifulco. In genere la nuova generazione, mi piace la nuova generazione. Frase o motto preferito? Più di uno, a me piacciono molti proverbi napoletani, li trovo molto efficaci, faccio fatica a ricordarne uno in particolare adesso. In tutte le cose è meglio sperare che disperare, Shakespeare. Ha mai fatto uso di droghe leggere? Mai. Forse lo dico quasi con imbarazzo, ma non ho mai fumato uno spinello. Da ragazzo. Cosa le piace più dell'Italia e dell'essere italiano? La creatività, la capacità di curare i particolari, quello che forse nel mondo è conosciuto come Made in Italy, per cui soprattutto un gusto estetico straordinariamente alto. La nostra creatività all'estero è molto apprezzata, noi siamo da questo punto di vista abbiamo qualcosa in più. E l'Italia mi piace molto come paese, come modus vivendi. La sua canzone preferita? Una qualsiasi di Lucio Dalla, che è scomparso da poco, in genere eravamo molto i cantautori italiani. C'è un'epoca, comunque The Dark Side of the Moon, ma anche Wish You Were Here, quindi Pink Floyd. Invece squadra del cuore preferita, se lei è tifoso? Napoli e Salernitana. E tra le due fedi calcistiche io sono tra i pochi che non vede contrapposizione. Napoli e Cavese. La lezione più importante che ha imparato nella vita? Quelle che ho imparato è difficile ridurla a uno, sono davvero tante, sono lezioni che continuano a esserci giorno dopo giorno e spero di stare sempre con gli occhi aperti e con le orecchie tese per recepirle. Questo è bello, ho imparato ad ascoltare molto le persone e ad apprezzare gli antipatici, perché se sono antipatici c'è sempre un buon motivo. La lezione più importante che ha insegnato nella vita? Quello che ha insegnato dovrebbero dirlo gli altri. Quello che cerco di trasferire ai miei ragazzi, cioè la possibilità che, in base alla quale il sapere può diventare un'occasione per la vita. E poi mi intriga molto cercare di cavar fuori da ciascuno il meglio di sé. Allora adesso, favorevole o contrario? Alla liberalizzazione delle droghe leggere? Favorevole. Sì. All'aborto? Favorevole. Sì. All'eutanasia? Favorevole. Sì, sia a questa che all'altra io sono d'accordo per la liberalizzazione, però sono contrario sia all'aborto che all'eutanasia. Al matrimonio tra omosessuali? Favorevole. Sì. Al diritto di cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia? Assolutamente sì, con grande entusiasmo, e non riesco a capire come possa essere possibile il contrario. Alla guerra in Afghanistan e in Libia? No.
Alla guerra in generale sono contrario e spero che anche per l'Afghanistan e l'Iraq finisca questo tormento. Alle parolacce? No, perché? Quali sono le parolacce? Chi decide quali sono le parolacce? No, non favorevole, non mi piace. Alla legalizzazione della prostituzione? Sostanzialmente favorevole. Io non credo all'idea che il mestiere più antico del mondo e quindi ci debba essere per sempre. Sogno invece il momento in cui le donne non abbiano più bisogno, non siano più costrette a prostituirsi. Cosa pensa invece della raccomandazione delle università e nella pubblica amministrazione? Assolutamente contrario. Ricordo che ho portato molti anni fa un fogliettino, la prima volta, io ero ancora un po' più giovane, ma avevo già le idee chiare. Mi fu portato un fogliettino su cui c'era scritto il nome, non ricordo se di un ragazzo o di una ragazza, restituì alla persona che me l'aveva dato. L'ho un po' pagata questa cosa, devo dire la verità, ma sono molto fiero di averla pagata. Uno dei mali italiani è qualcosa che va al di là del caso particolare, ma l'indice di una cultura che tra gli aspetti più negativi del nostro paese. Invece, che cosa ne pensa della religione cattolica e del nuovo Papa? Sono cattolico praticante, contento di esserlo, penso che Benedetto XVI sia una personalità e un teologo soprattutto di altissimo livello, ma Papa Francesco rappresenta veramente una stagione nuova e anche una persona che corrisponde di più al ruolo che appunto deve svolgere. Paradossalmente sono più cristiano che cattolico. Il nuovo Papa mi piace. È una persona che ha a cuore gli interessi degli ultimi. Avrei preferito che però dicesse qualcosa sull'idea. Sulla religione cattolica non voglio esprimermi molto, perché io sono cristiano, non sono... Cosa pensa invece del nuovo governo Letta e della crisi dei partiti italiani? Qualcosa di innaturale. da parte di un partito democratico che già di per sé è un'unione innaturale tra correnti politiche e culturali diverse in Italia, è l'emblema di forze politiche che hanno la responsabilità di averci condotto allo stato in cui siamo e non si capisce perché messe insieme dovrebbero tirarci fuori da questa situazione. In un range di negatività da 1 direi 100.000. Invece, che cosa pensa invece della differenza fra destra e sinistra italiana, se esiste una differenza? Esiste sicuramente, il problema più grosso è il carattere ideologico che continuano a conservare la destra e la sinistra in Italia a differenza di altri paesi occidentali ed è un'eredità pesante che oggi non si riesce a capire e spero soprattutto le giovani generazioni riescano a sottrarsi da quella che sembra una specie di condanna. Valorizzazione del pubblico rispetto al privato, nei beni comuni, nella privatizzazione, devo dire anche nell'impatto che ha la sinistra rispetto al valore della cultura, che può essere un elemento di egemonia, in realtà deve essere un elemento di pluralismo, quindi la vera sinistra è quella che io identifico in una cultura plurima, che tende a rispettare anche le diversità e soprattutto le diversità e soprattutto chi non la pensa come te. Vedo invece che la destra non ha questa particolare sensibilità e noi paghiamo molti decenni di destra. Che cosa invece pensa del successo del cosiddetto non partito del Movimento 5 Stelle? Io ho un'idea molto favorevole perché per varie ragioni. Credo che il Movimento 5 Stelle possa rappresentare una autentica rivoluzione nel panorama italiano, lo ha già dimostrato. Certo, determinati atteggiamenti, assunti in questa fase politica non mi sono completamente piaciuti, avrei preferito la possibilità e la disponibilità anche ad azzerare la presenza di Berlusconi nella vita politica italiana, che considero nefasta. Per il resto credo che poi seguano un percorso legittimo e dal loro punto di vista è anche giusto che non si contaminino con chi è stato responsabile degli ultimi 20 anni della politica italiana. Penso che storicamente per
senti una novità incredibile proprio perché non c'era mai stata una percentuale di elettori capace di uscire fuori dagli schemi fortemente ideologizzati della politica italiana. È un esperimento, è difficile dare un giudizio definitivo, ma mi sembra molto molto interessante. E invece che cosa ne pensa del collega Conte? Io lo considero un amico, perché abbiamo un modo, credo anche abbastanza singolare, forse comune, di poter svolgere il nostro rapporto con gli studenti. Noi amiamo molto il rapporto con gli studenti, quindi abbiamo una sorta di forma di empatia nella trasmissione della conoscenza e nei rapporti anche tra di noi, quindi veramente un'ottima persona. Che cosa ne pensa del collega Fuscari? Io mi sono laureato a Scienze Politiche e da studente ho seguito corsi tenuti dall'allora giovanissimo assistente Pino Foscari, al quale sono legato quindi da un rapporto e da sincera stima e amicizia. Adesso, professore, ci dico un aggettivo per i termini che le citerò. Per studente universitario: speranza. Mi verrebbe da dire il motivo della mia attività, delle mie ricerche. Per 68? Io credo che il 68 sia stato un momento interessante della vita italiana, ma che oggi viene molto demonizzato e per alcuni aspetti ha ragione, ma per molti assolutamente a torto. Un momento straordinario di partecipazione, ma anche l'inizio di una generazioni che non hanno fatto bene al paese. Per Berlusconi preferirei non parlare, perché spesso la rimozione può essere anche più utile del discutere, però se parliamo di ciò che ha rappresentato nella politica italiana, credo che rappresenti proprio ciò che hai antipodi rispetto al mio modo di immaginare la vita politica, culturale, sociale. Ho un senso del rispetto delle istituzioni, un senso civico del mio essere cittadino, per cui anche il pagare le tasse o per torto collo diventa un modo per essere buoni cittadini. Italiana fondata soprattutto sull'equivoco che un grande imprenditore debba essere un grande politico, tesi che non è assolutamente dimostrata. Per Bersani: frazione che un grande funzionario di partito debba essere un grande uomo di Stato, e anche qua mi pare che sia stato a lungo un protagonista della vita all'interno del suo partito, ma poi abbia fatto fatica a interpretare i processi più generali del paese. Ha perso la testa e non è uno stupido, quindi vuol dire che ha avuto dei gruppi di potere interni che l'hanno mal governato, mal diretto, gli hanno dato dei consigli assolutamente impropri. Se poi è tutto farina del suo sacco, allora vuol dire che ha smarrito la Trebisonda. Per Rubi Rubacuori: una grande furbacchione. È una furbacchione, al di là del riferimento al quale ricorsa la Boccassini, ma sicuramente una ragazza in difficoltà che aveva voglia di emergere e che non si è preoccupata degli strumenti che utilizzava per emergere. Per Facebook: dipende molto da come lo si usa, poiché io ho deciso dal primo giorno di stare su Facebook esattamente come sono all'università o nella mia vita, quindi mi diverto, la considero una piazza virtuale interessante, e poi ho ritrovato molti amici e amiche ed ex studenti che mi hanno contattato e che vivono anche fuori dall'Italia. Quindi è uno strumento utilissimo. Poi, come tutti gli strumenti utili, dipende dall'uso che se ne fa. Ah, strumento straordinario, non sono tra quelli che lo demonizza, anzi assolutamente. È chiaro, se trascorri 20 ore al giorno su Facebook, ma non penso sia colpa di Facebook, penso di chi ci sta 20 ore al giorno. Per Rocco Siffredi: non ho un giudizio perché non mi interessa. È uno che anche lui ha raggiunto una serie di obiettivi che si era proposti, molti strumenti li aveva a disposizione naturalmente, quindi ha avuto anche meno difficoltà di rubacuori. Per Belen Rodriguez: se devo dare un giudizio estetico è una bella donna, ma non è il genere di donna che mi appassiona. Bellissima ragazza, che trovo anche interessante quando rilascia interviste, non mi sembra che rientri nella categoria delle oche giulive, quindi anche una donna interessante al di là dell'aspetto fisico. Giuseppe Foscari: beh, è un creativo, un dinamico, è una persona che non sta mai fermo, cioè mi riferisco proprio alla mente, una mente fervida, quindi mi piace. Alfonso Conte:
È uno studioso serio, è un meridionale appassionato della sua terra, legato, lo so benissimo, a questa università dedica tantissime energie e con grande entusiasmo. E adesso tre domande di preparazione nella sua materia. Qual è la capitale del Paraguay? Questa non è una domanda di storia. Sappiamo. Questa non è una domanda di storia. Qual è la capitale del Botswana? Le Invece, che cosa sono le encomiendas? Beh, sono le forme di organizzazione insomma, della gestione delle terre nelle colonie americane, uno strumento che in qualche modo riproduceva la forma feudale europea. Ci dica il nome di almeno tre dittatori viventi tuttora. Quello della Corea del Sud, del Nord, come si chiama? Kim Jong-un. Kim Jong-un, Xi Jinping, della Cina, faccio fatica a considerarlo un leader democratico, per cui anche se dittatore è una parola forte, però leader di un paese autoritario sicuramente. Dove è nato e dove è stato educato Anthony Pagden? Bella domanda questa. Allora, di cultura anglosassone, Ed è stato educato in? Inghilterra e Stati Uniti. No, in Cile e in Spagna. È nato in Inghilterra. Ah, Inghilterra, Cile e Spagna, vabbè. Qual è il paese con il più alto PIL pro capite al mondo? Io scommetterei su uno dei paesi che è anche allo stesso tempo paradiso fiscale, per cui probabilmente punterei tra isole Cayman. Lussemburgo. Ah. È una frase o un pensiero che vuole rivolgere a chi ci segue? L'università per gli studenti è una stagione straordinaria per investire nel proprio futuro. Spero che noi un po' più grandi vi aiutiamo a fare questo investimento nel migliore dei modi. Io in questi ultimi tempi sto avendo la fortuna di andare molto all'estero e continuo ad avere questa idea dentro di me. Ci sono due cose che fanno la differenza, la conoscenza delle lingue e la conoscenza in senso generale. Il sapere non è una perdita di tempo. Poi se lo abbiniamo, naturalmente a internet, a tutte le forme di comunicazione moderne e tecnologiche, se lo abbiniamo alla conoscenza delle lingue, diventa uno strumento eccezionale di conoscenza globale per poter affrontare questo mondo. Agli studenti dico, voi avete una marcia in più rispetto agli studenti della mia età, quando appunto studiavamo noi, perché siete molto più aperti, molto ma molto più aperti. Quindi bisogna fare in modo che questa apertura sia un'opportunità. Infine, un saluto alle amiche e agli amici di Mister Student che ci stanno seguendo. Sì, vorrei dire loro che sono stato molto vero nelle domande e nelle risposte, per cui io sono esattamente così. E faccio un in bocca al lupo affinché insomma, la trasmissione sia sempre più vista e visitata e seguita dagli studenti e che sia uno strumento per far comprendere come abbattere le barriere, gli steccati fra i docenti e gli studenti non è una mancanza di rispetto, è un modo diverso e nuovo per integrarsi e per rispettarsi. Un saluto a Mr. Student, continuate così e in bocca al lupo. Grazie mille, professore. Grazie mille, professore. Grazie a voi. Il programma è presentato da. Pensava tu una ballata, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a.